Storia di un'anima, capitolo secondo. L'ombra cupa della sofferenza. 1877-1881. Parte prima. Malattia e morte della mamma. Perdita della naturale vivacità. Trasferimento della famiglia a Lisieux. Serena vita a Bissonnet. Saggia educazione e prima istruzione scolastica. Visione misteriosa. Il mare. Tutti i particolari della malattia della nostra madre tanto cara sono presenti al mio cuore. Ricordo soprattutto l'ultima settimana che passò sulla terra. Eravamo, Celina e io, come povere piccole esiliate. Tutte le mattine la signora Lerisch veniva a prenderci e passavamo la giornata da lei. Un giorno non avevamo avuto il tempo di fare la nostra preghiera prima di uscire di casa e durante il tragitto Celina mi disse piano: «Dobbiamo dire che non abbiamo fatto la nostra preghiera?» «Oh sì», le risposi. Allora lo raccontò molto timidamente alla signora Lerisch e questa concluse: «Ebbene, figliette mie, ora la direte». Poi ci mise tutte e due in una grande stanza e se ne partì. Celina mi guardò e dicemmo: «Ah, non è come mamma. Lei ce la faceva fare sempre la nostra preghiera». Quando giocavamo con i bimbi, ci perseguiva il pensiero della nostra mamma cara. Una volta Celina aveva avuto una bella albicocca. Si chinò verso di me e mi disse piano: «Non la mangiamo, la do alla mamma». Ahimè, povera mamma tanto cara, era già troppo malata per mangiare frutti della terra. Non doveva più saziarsi se non in cielo della gloria divina e bere con Gesù il vino misterioso del quale parla nell'ultima sua cena, quando dice che lo condividerà con noi nel regno del Padre suo. Il rito commovente dell'estrema unzione mi si impresse nell'anima. Vedo ancora il posto mio accanto a Celina. Eravamo tutte e cinque per ordine d'età e c'era il caro povero babbo. Singhiozzava. Il giorno stesso o l'indomani del transito di mamma, egli mi prese tra le braccia e mi disse: «Vieni a dare un ultimo bacio alla tua povera mamma». Senza dir nulla, accostai le labbra alla fronte di mia madre tanto amata. Non ricordo d'aver pianto molto. Non parlavo con nessuno dei sentimenti profondi che provavo. Guardavo e ascoltavo. Nessuno avevo tempo per occuparsi di me, perciò vedevo bene le cose che avrebbero voluto nascondermi. Una volta mi trovai di fronte al coperchio della bara. Mi fermai lungamente ad osservarlo. Non ne avevo mai visti e tuttavia capivo. Ero tanto piccina che, nonostante la statura non alta di mamma, ero costretta ad alzar la testa per vedere la parte superiore e mi pareva tanto grande, tanto triste. 15 anni dopo mi trovai dinanzi a un'altra bara di madre Genoveffa. Era uguale a quella di mamma e mi credetti ancora ai giorni dell'infanzia. Tutti i ricordi sciamarono in folla. Era pur la stessa Teresina di allora che guardava, ma nel frattempo era cresciuta e la bara le pareva piccola. Non occorreva più sollevare la testa per vederla. Ora alzava il viso soltanto per contemplare il cielo, che le appariva pieno di gioia, perché tutte le sofferenze di lei
erano finite e l'inverno dell'anima sua era passato per sempre. Il giorno in cui la Chiesa benedisse le spoglie mortali della nostra mammina del cielo, il buon Dio volle darmene un'altra sulla terra e volle che la scegliessi liberamente. Eravamo tutte e cinque riunite. Ci guardavamo con tristezza. C'era anche Luisa. E vedendo Celina a me, esclamò: «Poveri piccine, non avete più mamma!» Allora Celina si gettò nelle braccia di Maria dicendo: «Ebbene sarai tu la mia mamma!» Io ero avvezza a fare come lei, e tuttavia mi volse lei madre, e quasi già si fosse diradato il velame dell'avvenire, mi gettò nelle sue braccia. «Ebbene, sarà Paolina la mia mamma!» Come ho già detto, da quel tempo entrai nel secondo periodo della mia esistenza, il più doloroso dei tre, soprattutto dopo l'ingresso nel Carmelo di colei che avevo scelta come mia seconda mamma. Questo periodo va dai miei 4 anni e mezzo fino ai 14, cioè fino a quando ritrovai il mio carattere di bimba, pur entrando nel periodo serio della vita. Bisogna che le dica, madre mia, che il mio carattere felice mutò totalmente dopo la morte di mamma. Vivace ed espansiva com'ero, divenni timida e dolce, sensibile fin troppo. Bastava uno sguardo per farmi piangere. Bisognava che nessuno si occupasse di me perché fossi contenta. Non sopportavo la compagnia degli estranei e ritrovavo la mia gaiezza soltanto nell'intimità della famiglia. Eppure ero avviluppata ancora dagli affetti più delicati. Il cuore così ricco di papà aveva unito all'amore che già mi dava un amore veramente materno. E lei, madre mia, e Maria, le mamme più tenere, più disinteressate. Ah, se il Signore non avesse profuso i suoi benefici raggi al suo fiore umile, questo non si sarebbe acclimatato alla terra. Troppo debole era ancora per sopportare pioggia e tempeste. Aveva bisogno di calore, di guazza fresca, di respiro primaverile. Non gli mancarono mai questi doni. Gesù glieli fece trovare fin sotto il ghiaccio della prova. Non soffrì lasciandola in con. I bimbi gradiscono i cambiamenti e io venni a Lisie con piacere. Ricordo il viaggio, l'arrivo a sera presso la zia. Vedo ancora Giovanna e Maria sulla porta ad aspettarci. Ero felice di avere delle cuginette tanto care e volevo un gran bene a loro, alla zia, allo zio, soltanto che lui mi faceva un po' paura e non mi sentivo proprio tranquilla e confortata quando gli ero vicina, come invece mi sentiva ai Bussonnet. Lì, ai Bussonnet, la mia vita diventava felice davvero. Di mattina lei veniva da me. Mi domandava se avevo offerto il cuore al Signore. Poi mi vestiva parlandomi di Dio. E poi ancora, accanto a lei, dicevo le preghiere. Dopo imparavo a leggere. La prima parola che riuscii a compitare fu «Cieli». La mia madrina prese cura ad insegnarmi a scrivere e lei madre mi dette le altre lezioni. Non imparavo molto facilmente, avevo però gran memoria. Prediligevo il catechismo, soprattutto la storia sacra. Li studiavo con gioia. Invece, la grammatica. Ho pianto spesso per la grammatica. Si ricorda il maschile, il femminile. Appena finito lo studio,
Salivo al belvedere e portavo quaderni e voti a papà. Com'ero felice quando gli potevo dire: ho avuto 10 senza riserve, Paolina me l'ha detto da sé. Perché accadeva questo: quando le domandavo io se avevo avuto 10 senza riserve e che lei mi diceva di sì, agli occhi miei era un tantino meno. Così lei mi dava dei buoni voti e quando ne avevo messi insieme un certo numero, mi toccava un premio e un giorno di vacanza. Quei giorni lì mi parevano più lunghi assai degli altri e ciò faceva piacere a lei perché dimostrava che non mi garbava il dolce far niente. Tutti i pomeriggi facevo una passeggiatina con papà. Insieme facevamo la visita al Santissimo, cambiando chiesa ogni giorno. E così mi accadde di entrare per la prima volta nella cappella del Carmelo. Papà mi fece vedere la grata del coro e disse che là dietro stavano le religiose. Ero ben lontana dal pensare che 9 anni dopo ci sarei stata anch'io. Durante le passeggiate, papà mi comprava sempre un regalino da un soldo o due. Dopo rientravamo a casa. Allora facevo i compiti, poi per tutto il tempo rimanente me ne stavo in giardino a saltellare intorno a papà perché non sapevo giocare con la bambola. Era una gran gioia per me preparare bevande con granelli e scorze d'albero che raccattavo per terra. Le portavo poi a papà in una bella tazzina e il mio povero caro babbo interrompeva il suo lavoro e sorridendo faceva finta di bere. Prima di restituirmi la tazza, mi domandava, come di sfuggita, se dovesse versare il contenuto. Qualche volta dicevo di sì, ma per lo più riportavo via la mia preziosa tisana affinché mi servisse per varie occasioni. Mi piaceva coltivare fiori nel giardino che papà mi aveva dato. Mi divertivo a erigere minuscoli altari nella specie di nicchia che si trovava a metà del muro. Quando avevo finito, correvo da papà e trascinandolo gli dicevo di chiudere bene gli occhi e di non riaprirli se non nel momento che gliel'avrei detto io. Lui faceva tutto quello che volevo e si lasciava condurre davanti al mio giardinetto. Allora gridavo: papà, apri gli occhi! Li apriva e si estasiava per farmi piacere, ammirando quello che a me pareva un capolavoro. Non finirei mai se volessi raccontare 1000 episodietti simili a questo che si affollano alla memoria. Ma come potrò ridire tutte le tenerezze che papà prodigava alla sua reginetta? Ci sono cose che il cuore sente, ma che la parola e il pensiero stesso non possono rendere. Erano giorni belli per me, quando il mio caro re mi conduceva con sé a pescare. Mi piaceva tanto la campagna, mi piacevano i fiori, gli uccelli. Qualche volta anch'io mi ingegnavo di pescare con la mia piccola lenza, ma preferivo sedermi sola sull'erba in fiore. Allora i pensieri si facevano profondi e l'anima mia, senza sapere che cosa fosse meditare, si immergeva in una vera orazione. Ascoltavo brusii lontani, il mormorio del vento ed anche la musica indefinita dei soldati, la cui risonanza arrivava fino a me, mi riempivano il cuore di malinconia dolce. La terra mi pareva un luogo d'esilio. Sognavo il cielo. Il pomeriggio passava rapido. Bisognava ben presto rientrare a Bussonè. Ma prima di partire, prendevo la merenda che avevo portato in un canestrino.
Il bel crostino di marmellata che lei mi aveva preparato aveva mutato aspetto. Invece del colore vivo, non vedevo più che una scialba tinta rosa, tutta stantia e svanita. Allora la terra mi pareva ancora più triste e capivo che soltanto in cielo la gioia sarebbe stata senza nembi. A proposito dei nembi, ricordo che un giorno il bel cielo azzurro dell'aperta campagna si coprì e che poco dopo la tempesta si annunciò con il suo brontolio. I lampi solcavano la nuvolaia cupa e vidi cadere la folgore a poca distanza. Lungi dall'avere paura, ero rapita. Mi pareva che il buon Dio mi fosse tanto vicino. Papà non era altrettanto contento, non già che il temporale gli facesse paura, ma l'erba e le grandi margherite, più alte di me, scintillavano di gemme, e noi dovevamo attraversare parecchi prati prima di trovare una strada. Intanto il mio babbo caro temette che i diamanti bagnassero la sua bimba e la prese sulle spalle, nonostante il bagaglio delle lenze. Durante le passeggiate con papà, gli piaceva di farmi portare l'elemosina ai poveri che incontravamo. Un giorno ne vedemmo uno che si trascinava a fatica sulle stampelle. Mi avvicinai per dargli un soldo. Ma lui non si considerò abbastanza povero da ricevere l'elemosina. Mi guardò sorridendo con tristezza e rifiutò di prendere ciò che gli offrivo. Non posso dire ciò che accadde in me. Avrei voluto essergli di sollievo, consolarlo. Invece mi pareva di avergli dato un dispiacere. E senza dubbio, quel poveretto indovinò il mio pensiero perché si voltò e mi sorrise. Papà mi aveva comprato un dolce. Avevo gran voglia di darglielo, ma non osai. E tuttavia gli volli dar qualcosa che non potesse rifiutare perché sentivo tanta simpatia verso lui. Allora mi ricordai d'aver inteso dire che il giorno della prima comunione si ottiene tutto ciò che si chiede. Quel pensiero mi consolò. E benché non avessi ancora 6 anni, dissi a me stessa: pregherò per il mio povero nel giorno della prima comunione. Mantenni la promessa 5 anni dopo e spero che il Signore abbia esaudito la preghiera che gli avevo rivolta per uno dei suoi membri sofferenti.